Amici sportivi, buonasera. Saluto da parte di Paolo Del Genio. Benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri. Chiudiamo questa settimana con un giorno che è di vigilia perché si gioca domani pomeriggio alle 15 allo stadio di Via del Mare, di Lecce. Una partita come tutte difficile, ma una partita contro una squadra che ha la testa libera perché in questo inizio stagione ha fatto tutto molto bene. Si è portata già a casa 11 punti, è appaiata al Napoli in classifica, quindi è serena. Può provare a giocare la sua partita liberamente, ha delle qualità di gioco importanti e quindi ci vuole il miglior Napoli. Il miglior Napoli, finora quello che abbiamo visto, è molto facile andarlo a rintracciare, quello che abbiamo visto pochi giorni fa con l'Udinese, quello è il miglior Napoli. Quindi ci vuole quel Napoli lì, che speriamo dia tante conferme, indipendentemente da qualche piccolo cambio che potrebbe esserci, non tanto, qualche piccolissimo cambio che potrebbe esserci in formazione. Per quanto riguarda la lista dei convocati, nessuna novità, perché né Juan Jesus, né Rachmani, nemmeno Gollini hanno recuperato, quindi c'è ancora Idasiak oltre Contini come portieri, oltre Meret, poi ci sono tutti gli altri e c'è ancora il giovane Davino, come avevo preannunciato, che Davino era in odore di convocazione, poi è stato convocato nelle ultime, quella di Udinese, questa qui, è stato convocato perché c'è una carenza in questo momento di difensori centrali. Pierpaolo Matrone, buonasera, ciao. Ciao Paolo, un saluto a tutti. Sì, tra poco vedremo anche nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte di formazione. Vedremo anche nel dettaglio chiaramente qualcosina su Lecce. Ho preparato qualche frame giusto per vedere se come diciamo, è schierata la formazione di D'Aversa, che quest'anno è un pochino diversa rispetto allo scorso anno. E anche lo scorso anno, tra l'altro, fece soffrire il Napoli al Maradona con una partita che comunque fu completamente condizionata dalla formazione scelta da Spalletti. Tanto turnover. È il momento di parlare di tattica sempre, è il momento di parlare delle partite sempre, ma una volta a settimana abbiamo preso la decisione di parlare anche dell'aspetto psicologico, Pierpaolo, perché l'aspetto psicologico nel calcio è fondamentale. L'aspetto psicologico nel calcio viene affidato alla figura del mental coach. Noi abbiamo una nostra amica che è una mental coach che potrebbe, vorrebbe. Presto diventerà anche una mental coach di squadre di calcio. Intanto la salutiamo e le diamo il bentornato in trasmissione. Valentina Ceci, ciao Valentina. Ciao Paolo, buonasera, buonasera a tutti. Valentina che subito dopo la pubblicità vi ricorderà poi il senso, il significato dell'essere mental coach e come può essere applicato al calcio. Intanto vi ricordo io i numeri 081 308 59 77 per le telefonate, per i messaggi 345 600 29 47. Pierpaolo vi ricordo le dirette. Le dirette sono ovviamente sempre attive sulla nostra pagina Facebook Telecapri e sulla pagina YouTube sempre di Telecapri. Abbiamo visto che lì si sta creando anche una bella community, quindi continuate a seguirci anche sulle nostre pagine. Quindi Pierpaolo cercherà di prendere i messaggi un po' da tutte le parti, perché Come sempre, sì. arrivano. Massima interazione nella trasmissione, di fatto la fate voi, ecco. E inizieremo tra pochissimo con telefonate, messaggi, un attimo, un break di pubblicità. Allora, andiamo subito da Valentina, Pierpaolo, prima di accogliere le prime telefonate e i primi messaggi, per sapere proprio da Valentina Ceci, che è una mental coach. Di preciso, qual è il ruolo del mental coach in generale e nello specifico dal punto di vista calcistico e anche vediamo in grafica appena possibile come è possibile poi interagire con te attraverso i tuoi riferimenti sui social. Allora Paolo, la prima cosa che possiamo dire è che è importante chiarire la figura del mental coach perché non tutti è chiara. Il mental coach è prima di tutto un professionista ma anche un facilitatore di processo, cioè ti permette di raggiungere degli obiettivi che tu desideri raggiungere. Io lo definisco anche un angelo custode perché che cosa fa? Lui in pratica passo passo ti aiuta, ti sostiene nel cambiamento e assiste alla tua rinascita. È anche un confidente che non ti giudica. Il coaching lo sappiamo tutti, o comunque chi sta nel settore, chi non è nel settore non lo sa, che è una metodologia di aiuto basata su obiettivi che sono però chiari e concreti. Quindi l'obiettivo lo decide direttamente il coach o il cliente che si rivolge al mental coach. In altre parole, che cosa fa? Tende a sbloccare il potenziale di ciascuno di noi, facendo in modo di far sì che l'individuo sia consapevole delle proprie capacità e delle proprie potenzialità. Sai che c'è Paolo, il lavoro più difficile che tante volte si fa,
in assoluto è il lavoro proprio con se stessi, ma anche il lavoro più bello che ci possa essere, perché è comunque un regalo bellissimo che noi facciamo a noi stessi. Il mental coach tende a fare in questo modo, agisce nel mio caso nelle tre aree, quindi opera nell'area life, business e l'area sportiva, che poi vedremo naturalmente anche nelle prossime puntate. Quindi la cosa principale è ti aiuta a realizzare ciò che desideri, ti offre una prospettiva che tu non pensavi neanche e non consideravi. Grazie Valentina, poi dopo ti coinvolgo, ovviamente abbiamo presentato in linea generale, poi andremo nel particolare, poi ti coinvolgerò ovviamente quando parleremo. Questa settimana è stata una settimana molto importante da questo punto di vista, perché abbiamo, Pierpaolo, tanto discusso di questo incontro, di questo confronto, di questo continuo confronto. Non è detto che ci sia stata una riunione convocata, ma c'è stato un continuo confrontarsi per vedere, alla ricerca di punti di incontro, e ci sono stati molti argomenti sui quali dovremmo coinvolgere Valentina. Il primo è quello lì relativo alla squadra e al modo di giocare, intesa con l'allenatore, punto di contatto. Il secondo è una vicenda invece un po' più personale, che vediamo se possiamo mandarla dalla regia. Pierpaolo è già sulla pagina, perché questa vicenda sta un po' sfuggendo di mano, mi permetto di dire. Stiamo andando oltre davvero, mi sembra che tutti quanti siano alla ricerca di pubblicità o per una questione, comunque interessi personali, dal procuratore. Il ragazzo è l'unico che non c'entra nulla e che viene strumentalizzato, però sentire parlare di razzismo e di discriminazione, prese in giro, ingiustizia addirittura, partendo da una stupidata, la possiamo chiamare così, no? Sì. un TikTok, mi sembra che veramente siamo andati un po' oltre, e quindi non lo so, sinceramente io sarei per ignorare tutti, veramente, io sarei per non parlarne più, però oggi è cronaca e la dobbiamo fare, però è una brutta vicenda dove vediamo che veramente il ragazzo, io sono, difendo solamente Osimhen, perché il ragazzo è un bravo ragazzo, che è semplicemente una miniera d'oro e un veicolo di pubblicità. Per il suo procuratore è una miniera d'oro, per i politici del suo paese è un veicolo pubblicitario, e stanno strumentalizzando il nulla. Il ragazzo non c'entra niente, bombardato da mille informazioni inesatte, e mi dispiace molto, perché temo che quando diventi così poi centrale, penso che c'è il rischio che gli rovinino la carriera a sto ragazzo, se no gli fanno fare il calciatore in grazia del Signore, mi permetterei di dire. Esattamente, esattamente. Diamola allora la notizia, che è la notizia del giorno, del pomeriggio, perché sulla vicenda Victor Osimhen si è espresso anche il ministro dello sport della Nigeria, con un comunicato ufficiale in cui affronta appunto l'argomento. Nell'ultimo weekend gli sviluppi arrivati da Napoli per quanto riguarda l'attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi per stabilire i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli affari esteri e con l'ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana, quindi hanno tirato in ballo di fatto davvero il Papa l'ha lasciato perdere. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l'Italia. Sotto questa amministrazione ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera. Diciamo, chiudo l'argomento perché è veramente fastidioso solo da affrontare. Però una cosa penso che la possiamo dire con grande fermezza: noi probabilmente teniamo tutti i difetti del mondo qua a Napoli, no? Non voglio dire che siamo perfetti noi napoletani, se ci sta un difetto che non abbiamo è quello del razzismo. Basterebbe che il ministro dello sport o che in Calenda o chiunque passassero una giornata, lasciando perdere Osimhen che vive da privilegiato, persona ben pagata, idolo di tutti i napoletani, ma lasciamo perdere Osimhen, basta una giornata farsi un giro per Napoli e vedere come sono integrati perfettamente tutti i ragazzi di colore che fanno, purtroppo per loro, attività molto molto complicate, cioè dai fazzolettini a pulire i vetri ai lavori più umili, e però vivono in una grande serenità e una grande allegria, perché si è creata una simbiosi straordinaria con il popolo napoletano. Quindi queste cose qui veramente, quando si parla da lontano, si strumentalizzano i fatti, si dicono delle inesattezze clamorose, noi non ci sentiamo nemmeno colpiti da questo punto di vista, perché conosciamo la realtà, che è una realtà veramente di integrazione totale. E credo che se vogliamo andarla a guardare questo problema, andiamola a guardare da qualche altra parte dell'Europa e dell'Italia, non certamente da questa parte qui. Comunque la vicenda la chiuderei qui, perché qui è
il mondo di pubblicizzare se stessi e sfruttare tutto quello È che un brutto piano succede. d'immagine però Paolo Sì. per il Napoli, possiamo dirlo. Cioè, si è parlato di, anzi tutto è nato da quel video, anzi tutto è nato dal tweet di Calenda. Il tweet di Calenda minacciava il Napoli di Anche perché quel portare. video sennò rischiava di passare Quel inosservato. video, se Calenda non fa il post, quel video passa inosservato, te lo assicuro io. Al massimo succede qualcosa all'interno del Napoli, magari si arrabbia Osimhen con il social media manager, Io ma per finisce esempio che lì. faccio il giornalista sportivo che segue il Napoli, dico la verità, io non sapevo, ma sarà un mio limite, criticatemi pure, ma io manco sapevo che esisteva TikTok del Napoli, scusatemi, però non mi sento impreparato per affrontare l'argomento Napoli per il fatto che io manco sapevo che esistesse, non mi sento impreparato, non è che non penso che qualcuno mi potrà dire allora tu non puoi parlare del Napoli perché non sai che esisteva il TikTok del Napoli, non credo che sia quello il veicolo necessario, utile per dover parlare del Napoli. Ti ripeto, sarebbe passato sicuramente inosservato questo video. Calenda parlava di danno d'immagine nel corso, in quel tweet che poi ha reso nota la vicenda. A questo punto, però, il danno d'immagine lo sta subendo più il Napoli che il ragazzo con tutto il polverone che si è scaricato. Se vi fate un giro sui social del Napoli, sull'account Twitter, sull'account Facebook, sull'account Instagram, potete vedere che ogni post che fa il Napoli è invaso da tifosi nigeriani, da gente connazionale di Victor Osimhen che appunto accusa il club di essere razzista. Quando poi noi che viviamo qui sappiamo Che non è che così. Napoli non è Non è razzista e così. non lo è Valentina, ti neanche il chiedo un Napoli. commento, poi andiamo a telefono molto veloce, però da un altro punto di vista, non quello che abbiamo detto noi sul fatto che è proprio un dato oggettivo, che qui il razzismo non c'è proprio nella nostra città. Vivono una meraviglia tutti i ragazzi di colore, stanno benissimo, si integrati, si ride, si scherza quando li si incontra in ogni situazione. Questo veramente lo posso testimoniare io e qualsiasi napoletano. Invece passiamo a Osimhen. Ti chiedo di Osimhen che come si può lavorare su Osimhen? Io veramente a Osimhen mi augurerei trovasse qualcuno, ma di fiducia, perché la mia grande preoccupazione è che quando diventi, non lo vedono più come un essere umano, come un ragazzo che sta crescendo e sta facendo il suo percorso di crescita dopo aver avuto un'infanzia complicata, sta facendo il suo percorso di crescita, ora da privilegiato perché è un grande calciatore e guadagna bene, ma comunque umanamente sta facendo un percorso di crescita. Stiamo parlando di un ragazzo di 24 anni, catapultato in un altro mondo con tutti i fari accesi su di lui e, questa è la domanda, circondato da persone che non lo vedono dal punto di vista umano. Cioè lui che strumenti, questa è la domanda difficile che ti fa, che strumenti può avere, poverino, per riconoscere quelli attorno a lui che non siano solo persone, come secondo me lo sono, interessate solamente al fatto che lui Che lui sia un è famoso, un personaggio personaggio. pubblico. Allora, sicuramente Chi gli dà questi andrebbe strumenti a fatto sto ragazzo il per mental riconoscere coach. quello che. Un mental Un coach. mental coach, sì. Gli dà gli strumenti innanzitutto e strategie per capire chi ha intorno e come deve gestire determinate situazioni. Sicuramente come lui ce ne sono tantissimi altri, Ah no? sì, questo è Che vivono che la stessa sì. situazione, forse la differenza è che lui sta in crescita e quindi si è trovato tutta questa situazione che è evoluta in maniera esponenziale. Però quello che farei io personalmente come mental coach è aiutarlo a gestire se stesso, ascoltare se stesso rispetto a quello che lui vuole fare e rispetto a cosa lui vuole raggiungere e a chi lui vuole essere, indipendentemente dal personaggio pubblico che è diventato e soprattutto capire chi ha intorno. Ma io non lo so se esiste, Pierpaolo, chiedo a te, se esiste quello giusto. Mi sembra che, ora lasciamo stare il ministro che aveva già fatto questo exploit, ma il procuratore suo non mi sembra onestamente quello giusto. Tra l'altro non so se è vera, se tu la puoi confermare o no, questa voce che il 31 ottobre Il scadrebbe. mandato, È dici? vera questa? Non si sa, però No, l'ho letta si anch'io, gira, gira sta no, voce. gira, l'ho Che il letta 31 anch'io, sì. ottobre il mandato di Calenda andrebbe in scadenza e Sì. quindi poi Osimhen deve decidere se rinnovarlo oppure no. Mo, dopo, che se lo cambia, può darsi che passa pure dalla padella alla brace, non sappiamo a chi piglia, Come non è che piglia no? uno un benefattore, probabilmente piglia un altro con le stesse caratteristiche, non lo so questo. Calenda in Italia è famoso per il famosissimo caso Keita che venne alla Lazio, venne di fatto messo fuori rosa, non veniva reintegrato perché rifiutò la cessione, voleva più soldi di ingaggio, quindi si mise di traverso proprio con la società, non permise alla Ed era un buon società. giocatore, gli era rovinata la carriera. Brutto Esatto. precedente, non lo sapevo, però il timore che possa accadere ora a Victor c'è. Però
secondo me, non che gliela rovina. Il Victor è un'altra categoria rispetto a Chiesa, è un'altra categoria, ma non che gliela rovina, ma che non gli fa fare tutto quello che può fare, perché lo, va, lo porta in giro per il mondo a guadagnare di più e basta. Il primo obiettivo potrebbe diventare quello. Esatto, esatto. Andiamo al telefono, Paolo. Sì. Raimondo, ciao. Buonasera, sempre complimenti. Noi tra l'altro ci siamo sentiti qualche settimana fa e parlavamo di un aspetto motivazionale, quindi mi sono contento di partecipare perché magari sono stato un propecultore, perché a volte troppo spesso nel calcio lo sottovalutiamo quando facciamo le valutazioni, noi tifosi, gli addetti ai lavori, che fanno le addizioni delle capacità tecniche di quello che può dare un giocatore a livello tecnico, dimenticandosi totalmente del contesto in cui lavora, dell'anno in cui lavora e del momento in cui vive, che vive ovviamente. Sono contento che avete toccato anche l'argomento Calenda, perché in questa vicenda Calenda, con quel diciamo tweet istintivo, secondo me sta facendo una strategia, che è una strategia totalmente economica per portare i suoi interessi, anche quelli del giocatore, economici, ma giustamente, come hai detto tu, poco pensando alla carriera, al momento del giocatore. Io la liquiderei così. Tutto il resto poi, come avete detto, statene pensando troppo, addirittura poi il ministro la sta facendo fuori dal vaso. E sì. Poi posso fare una considerazione dal punto di vista tattico, che l'altra volta era finita la trasmissione. Da noi ci siamo arrovellati per qualche settimana a cercare le differenze con Spalletti. Io come te non riesco a perdermi un secondo del Napoli, nemmeno se mi sta cadendo il muro addosso. Tra l'altro sono così masochista che mi rivedo la partita perché la devo guardare bene anche quando il Napoli... Senza l'emotività allora, della... Me... dopo la si guarda meglio tatticamente, perché essendo noi tifosi, mentre la guardiamo in diretta siamo un po' condizionati dal fattore emotivo. Esatto, il Napoli più o meno come, come diciamo modalità di cioè in fase attiva, insomma, fa più o meno le stesse cose. Secondo me quello che manca al Napoli, nelle fattispecie in cui lo bot che è un po' chiuso, no? Ovviamente le squadre avversarie non è che ci stanno a guardare, lo dimentichiamo, l'anno scorso una valida alternativa la dava Kim. Io non rimpiango Kim, però Kim faceva un lavoro importante. Kim rompeva con le sue discese e creava lo sparigliamento nella tre quarti avversaria che liberava le nostre mezzali. Questo è un fattore importante che ci manca. Purtroppo i nostri centrali, tutti e quattro, Rachmani ha migliorato ma non ha ancora una buona fase offensiva in tal senso, non riescono a fare questo lavoro. Quindi Garzia credo che abbassi Lobotka e gli avvicini anche Zona per liberare alle loro spalle Zelinski. Ed è una cosa che più o meno è riuscita anche perché Zelinski ha lavorato bene. Quindi questo è quello che succede. Poi ovviamente i movimenti sono lo stesso, quindi l'esterno che non scende diventa braccetto di destra e l'altro esterno va nella tre quarti e lavora per le mezzali e per gli attaccanti. Quindi questo così, secondo me, al di là degli aggiustamenti tattici, e come avete detto voi giustamente, Garzia e il gruppo stanno lavorando, parlandosi, non è stata una riunione di un'ora che ha risolto tutto. Forse non l'avrà risolto. È un continuo confronto, sì. Perfetto, perfetto. Al di là di tutto questo, io ho visto nelle partite precedenti che il Napoli con le preventive, anche per un discorso fisico, è andato in difficoltà. E mi riferisco al secondo tempo Lazio, dove c'erano giocatori Luis Alberto e Felipe Anderson, che quando gli dai quei 4-5 metri ti ammazzano. Questa secondo me è la lettura. Quindi anche grazie Raimondo. Grazie a te Paolo. Grazie, grazie. No, molto interessante l'intervento di Raimondo, dice bene, speriamo che le cose negative che lui ha visto, che abbiamo dovuto purtroppo raccontare, siano alle spalle, che la squadra abbia trovato il modo per essere più corta, più compatta, e di conseguenza il pallone si può perdere, ma se sei corto o compatto, mi riferisco al passaggio che faceva Raimondo sulle preventive, le preventive sono più facili da fare, perché se sei vicino lì, accorci sulla, quando perdi palla, è già accorciato sull'avversario tuo diretto, il difensore, e può andare più facilmente in anticipo, e lì non è necessario essere molto veloci, è più importante essere ben piazzati, essere corti e compatti, essere molto vicini all'avversario per fare le preventive. Quindi tutte queste cose, aggiustandole, possono portare a una crescita del Napoli o a una conferma di quello che abbiamo visto con l'Udinese. L'argomento è interessante, prima ne parlavo, prima di andare in onda con Valentina, perché esiste una figura, no, Pierpaolo, del capo, no, che è l'allenatore, che prende lui delle decisioni sulle strategie.
tecnico-tattiche, che a un certo punto, se queste strategie tecnico-tattiche non stanno portando a dei risultati, c'è la possibilità che alcuni giocatori più rappresentativi cerchino insieme all'allenatore un punto d'incontro. Io ho fatto una mia percentuale, così, senza nessuna possibilità di che sia oggettiva la mia valutazione, è una mia sensazione, e credo che sia anche la strada più facile da percorrere. Il capo deve muoversi dalla sua posizione, però la squadra, se uno sta a 0 e uno sta a 100, deve fare più strada possibile. Io penso che la squadra abbia fatto 70 e è arrivata quindi al punto 30, chiamiamolo così. Al punto 30 poteva non trovarlo l'allenatore, se era un allenatore fermo sulle sue posizioni, sulle sue convinzioni, non si muoveva, non si schiodava dalle sue posizioni, che le chiamiamo punto zero. Invece l'allenatore mi sa che l'ha fatto quel 30. La squadra, diciamo, doveva farlo per forza, perché altrimenti andava contro se stessa e ogni giocatore peggiorava. L'allenatore poteva non farlo, invece a me questo piccolo segnale che è arrivato da queste ultime due partite mi lascia, diciamo, leggermente, mi lascia pensare che l'allenatore l'abbia fatto. Secondo te sono le distanze giuste? Doveva fare più strada l'allenatore? L'allenatore, per dare un segnale di forza, non deve smuoversi dalle sue? Ha fatto bene a smuoversi? L'allenatore deve smuoversi. Uno, perché è entrato all'interno di una squadra che non conosceva e quindi comunque che era abituata anche ad avere un sistema e un gioco completamente anche diverso. Quindi a mio avviso la percentuale che hai fatto tu, speravo che fosse ancora maggiore, mi viene da dire. Quindi significa che almeno 50-50 dovevano arrivare ad un punto d'incontro. Ma perché poi si fa sempre presto a tornare indietro, però ti porti i ragazzi con te, cioè nel senso sei tu a gestirli. Guarda, leggevo proprio l'altra volta, sto leggendo un libro molto interessante, sto facendo un altro corso dove è importante la comunicazione. Stasera, a proposito di corsi, so che hai fatto il corso Umberto, era tutto bloccato e quello è stato complicato come corso, però poi vabbè. Quello sì, tantissimo. Anch'io quello, Corso Umberto stasera è stato un problema, vai. Però è importante, ed è importante, è l'allenatore che fa il passo. Il primo a fare il passo deve essere l'allenatore. Ah, tu dici prima di fare il passo ad essere allenatore. Assolutamente sì, perché un leader, per essere tale e per avere rispetto degli altri, non deve essere sempre autoritario, deve essere autorevole. Tu che sensazione hai, Paolo? Chi l'ha fatto prima il passo? Io credo l'abbia fatto a quel punto prima la squadra. A mio avviso, sì, l'ha fatto la squadra, ma doveva farlo lui. Doveva farlo l'allenatore. Ti ricordi, ne parlavamo proprio quando il campionato sta per finire, no? Dicendo come si deve comportare l'allenatore quando entra in un contesto che non conosce. Io ti dissi, deve entrare in punta di piedi. Quindi però io penso che poi alla fine, meno male, io ho avuto un'altra idea, che pure quella, diciamo, ha a che vedere con la sfera psicologica. Quando ci sono state queste polemiche, Osimhen che ha reagito male e la gente si è disperata, adesso si rovina tutto, si spacca la squadra, invece ho detto meno male che sono successe queste cose, perché mi sa che hanno fatto scoccare una scintilla in una situazione che stava andando verso... era soporifera. Va bene, questa è la stagione, va bene, non possiamo, beh, con questo allenatore non ci troviamo bene, tiriamo avanti, vediamo che possiamo fare. Invece no, scossa, litigio, secondo me certe volte servono. La collisione sì, è necessaria. È necessario. Sì, anche per smuovere per un qualcosa. Cambiamento e ricostruire qualcosa insieme. Se no andavamo troppo lentamente alla risoluzione del problema. Invece speriamo. C'è da dire che a Napoli comunque non si corre il rischio di andare lentamente, c'è sempre qualcosa che ti fa. Tra di loro, dico, no? All'interno, noi come opinione, all'interno, sì. Noi come opinione pubblica abbiamo incominciato a rompere le scatole subito, esatto. Perché i tifosi, i giornalisti siamo fatti subito prendere da. Giustamente, per il bene del Napoli, è chiaro. Dario. Ciao Paolo, buonasera. E buonasera ai tuoi ospiti. Ciao. Da parte, Paolo. Mi chiedevo, poiché è evidente ormai che il tecnico ha fatto un passo incontro alla squadra dalla partita di Praga, è andata un po' incontro a quelle che sono le esigenze tecnico-tattiche e la filosofia di questa squadra, mi chiedevo, ma un allenatore che però va a questo punto contro quella che è la sua filosofia, cioè il suo modo di allenare, cede troppo verso la squadra, può essere incisivo e portare a termine un campionato nel migliore dei modi, violentandosi, tra virgolette? E poi quello è un tipo di gioco che presuppone anche un allenamento, presuppone delle motivazioni, certo. Anche una lettura gara in corso quando la partita si fa difficile. Secondo te, voglio dare quel 25% che dà un allenatore a una squadra per essere incisivo? Ti faccio, grazie Dario, bella domanda, ti rispondo con due esempi concreti.
Il primo si è verificato, il secondo speriamo non si presenti questa situazione, ma se si dovesse presentare avremo una risposta molto chiara. Il primo è stato quasi una, non voglio dire una battaglia, ma ne ho parlato dal quarto minuto della prima giornata. Io, mettersi a uomo sui calci d'angolo mi sembrava un'idea troppo soltanto dell'allenatore e mi sembrava che la squadra non la recepisse bene, tant'è vero che sono stati risultati molto negativi, al di là del fatto che abbiamo preso due gol e un rigore sui calci d'angolo, che già è un bottino pesante in così poche giornate, ma c'era sempre una situazione di paura, basta che arrivavo quel pallone in mezzo, io vedevo degli spazi, mi veniva il panico. E invece con la zona, mi auguro che non ne prendiamo più, ma seppure lo prendiamo, io però vedo di nuovo la squadra che sa come muoversi mettendosi a zona. Allora, questo noi dobbiamo fare, possiamo fare? Possiamo fare un'ipotesi di come è andato il confronto? Mister, noi veramente dopo un po' di giornate, tardi secondo me, i giocatori lo dovevano fare prima, a me, ecco, noi non sappiamo vari passaggi, può darsi che i giocatori l'hanno fatto, lui ha detto no, fidatevi di me, va bene così, poi i giocatori sono andati con l'evidenza dei fatti, mister, con questa soluzione a uomo noi stiamo soffrendo, lo vede che stiamo soffrendo, e lui, torto collo, soffrendo o convinto, e questo manco lo sappiamo, ha detto no, vabbè ragazzi, facciamo come dite voi. Questi sono dei passaggi che noi non conosciamo, noi sappiamo il risultato finale, che si sono messi a zona. Seconda situazione, che io mi auguro non si verifichi, perché il mio augurio è che il Napoli vinca sempre 3-0 a 5 minuti, a 7 minuti dalla fine, ma facciamo che qualche volta il Napoli sarà di nuovo in parità contro una squadra più debole, contro una squadra impaurita, contro una squadra che aveva perso i difensori, tipo Bologna-Napoli, no? Metterà per evitare che tutti quanti noi diciamo, non per evitare che Osimhen faccia quella reazione, ma per evitare che tutti quanti noi diciamo, ma mettila la seconda punta, siamo la squadra più forte, questa partita la dobbiamo vincere, non facciamo il cambio conservativo che poi non ha prodotto nulla, stava per segnare il Bologna. Esatto. La prossima volta che si verifica questa scena, questa situazione, 0-0, 6 minuti dalla fine, lo mette Simeone vicino a Osimhen oppure non lo mette? Se lo mette, entriamo nel discorso che dice Dario, cioè che lui, voglio dire che si è consegnato, ma si è convinto delle cose che dicevamo tutti, che diceva la squadra, che dicevano i fatti dell'anno scorso. Se non lo mette vuol dire che c'ha qualche ritrosia e qualche cosa la fa e qualche cosa non la fa di quelle che sono state chieste. Certo, dipende chiaramente da quello che succederà nelle prossime giornate, anche perché poi c'è un Garcia che in questo momento ha avuto anche un calendario che non è stato chissà quanto complicato, quindi secondo me se dovesse rimettersi male le cose, un altro passettino sempre lui verso la squadra potrebbe anche compierlo, cioè c'è il rischio, insomma, cioè lui non si deve preoccupare, in altre parole, se, perché tanto meno da parte nostra non succederà, cioè se lui fa questo, Valenti, da parte nostra, parte mia, avrà solo complimenti. Se lui accetta le soluzioni che sono migliorative alla squadra, avrà solo complimenti, non si dovrà preoccupare di qualcuno che gli dirà ah, però anche se i risultati sono buoni tu hai dimostrato debolezza. Lui invece secondo me non è una dimostrazione di debolezza, però lo sai perché ti faccio questa domanda? Perché in conferenza lui ha cominciato a parlare, ma noi in effetti le altre partite erano uguali, non erano tanto uguali, allora mi è sembrato quasi volesse difendere quella sua idea, certo. E non ancora del tutto convinto sia andato su questo territorio, invece ci deve andare convinto, perché le persone intelligenti gli faranno i complimenti se ci va convinto su questa strada, non gli diranno però sei stato debole, anzi gli diranno hai avuto l'intelligenza è la cosa più importante, più che forza, debolezza, stupidaggio, l'intelligenza, capire che è la soluzione migliore, certo. E soprattutto ascoltare i tuoi ragazzi, che tante volte non si fa proprio questo. Perché poi questi ragazzi, chi sono questi ragazzi? Sono quelli che l'anno scorso hanno vinto, hanno fatto 90 punti. Ma non significa che facciamo il golpe e comandano loro. Questo non significa, no. Gli allenatori devono comandare gli allenatori, intendiamoci. E io infatti sono stato il primo a fare i complimenti a Garcia per Napoli Udinese. Ma vediamo che cosa ne pensa Alessandro, che mi segnalano il nome ma anche l'età. È un ragazzo, un bambino si può dire, di 7 anni. Ciao Alessandro! No, Alessandro, abbiamo sentito, che hai chiesto? Posso sapere? Ripeti. Qual è la domanda, Alessandro? Più forte.
a sapere se chi è il rigorista di quest'anno. Ah, ok. Vabbè, Alessandro, sei fai le domande difficili, no? Quelle sì. Facili. Perché che ti devo rispondere? Stando a quello che abbiamo sentito, dovrebbe essere ancora Osimhen, sì. Perché pare toccava a lui, però lui l'ha lasciato a Zielinski. Sì, sì, sì. Quindi se ti devo rispondere in base a quello che abbiamo sentito è Osimhen, però visto che Zielinski l'ha segnato molto bene, potrebbe essere Zielinski il prossimo, non lo so, è difficile, dobbiamo vedere. Secondo me si deve valutare il prossimo rigore, bisogna vedere anche in che momento arriva, se arriva per esempio con un risultato già maturato, oppure arriva con il risultato in bilico, quindi è complicata la cosa. Ciao, grazie Alessandro. Ciao, grazie. Per poco, sì, diciamo qualche messaggio. Sì, qualche messaggio, perché ne arrivano veramente tanti. Vi ringraziamo sempre al 345-600-947, come potete leggere anche in sovrimpressione. Abbiamo subito un messaggio, eccolo qui. Buonasera, ma come mai noi alla prima buca vogliamo la testa dell'allenatore, mentre negli altri posti, tipo a Roma, c'è Mourinho e nessuno lo distrugge? Ma allora, io ti parlo dei fatti nostri, poi ti dico... Però non è molto, non ti posso dire molto sulla Roma, perché non vivo quella realtà. I fatti nostri, ti dico, io poi dopo sono andato a vedere, dopo la dichiarazione di Garcia, è una minoranza che vuole il mesonero, io sono andato a fare una verifica e devo dire che non erano pochi, ma non erano nemmeno tanti come si pensava, perché io il sondaggio l'ho fatto dopo la delusione di Bologna-Napoli, prima della vittoria con l'Udinese, e un 70% ha votato per la permanenza di Garcia. Quindi mi sembra, con i risultati che c'erano, 70% che vota per la permanenza di Garcia, non mi sembra che siamo una piazza così umorale. Subito abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo capito che era meglio provare ad andare avanti e cercare di risolvere in una maniera diversa i problemi, non con l'esonero. Quindi sulla piazza di Napoli, ragazzi, io la difendo sempre, la piazza di Napoli, perché non ci dobbiamo ispirare a quei 100, 200, 1000, 2000, 3000, 4000 che scrivono sui social delle cretinate. Dobbiamo ispirarci alla stragrande maggioranza di voi che intervenite nelle trasmissioni, di voi che esprimete concetti elaborati, seri ed intelligenti. Io a questi mi ispiro e dico che la piazza di Napoli è straordinaria, e mi permetto di dire che i contenuti sono molto alti anche a livello tecnico-tattico. Ora a Roma non mi permetto di giudicare la piazza romana, però a Roma evidentemente non c'hanno in questo momento questa puzza sotto il naso sui contenuti tecnico-tattici come ce l'abbiamo noi. Cioè lì evidentemente sono rimasti soddisfatti del fatto che hanno giocato due finali europee in due anni e hanno messo indietro, forse valutando che l'organico non era competitivo, hanno messo indietro le delusioni che sono maturate e che stanno maturando ancora una volta in campionato. Mourinho è un condizionatore delle masse, e quindi a Roma lo so che tutti ne parlano bene, non sarà tutti, ma la maggioranza ne parla bene, non lo mette in discussione anche di fronte a risultati e prestazioni molto negative. La mia domanda, e do anche la risposta, è: se questo fosse avvenuto a Napoli, cosa sarebbe successo? Non avrebbe avuto vita così facile Mourinho, ma fino anche solo per il fatto che si pratica quel tipo di calcio, io penso che non avrebbe avuto il consenso che sta avendo a Roma, un po' conoscendo la nostra piazza. Possiamo dire che Mourinho è un grandissimo comunicatore ed è stato bravo a portarsi tutta la piazza dal suo lato. A noi pure che ci riusciva, e ci riusciva, perché lui quando impatta se la porta tutta la piazza dalla sua parte. Poi i risultati, ma anche il gioco, perché noi oramai, ripeto, siamo molto molto ricercati nelle analisi, e se non c'erano delle idee di gioco che ci convincevano, se c'era questo calcio un po' rinunciatario, tutte queste cose qui, noi avremmo fatto polemiche. Io per primo, guardate, mi autodenuncio, io vedendo la mia squadra giocare come gioca la Roma di Mourinho da anni, non mi sarei fatto fregare dalle finali delle coppe, avrei polemizzato, avrei detto che non mi piaceva quel calcio, come dico che non mi piace il calcio di Mourinho. Su Mourinho la mia opinione è molto semplice: lo vorrei nel Napoli domani mattina, ma per la comunicazione, non come allenatore. Oppure come mental coach, se come mental coach, se è il numero uno, la figura è il numero uno, è il numero uno in questo, però alla sua maniera, no? Certo, diversa. Come allenatore, ecco, sarà l'allenatore preferito di Valentino Mourinho, visto, no, davvero un mental coach, è un mental coach fortissimo secondo me. Non lo è, però sono due cose completamente diverse. Certo. Essere un mental coach e attuare delle tecniche, tra virgolette, mentali di motivazione è diverso.
noi mental coach specializzati in questo abbiamo proprio delle strategie, delle tecniche che offriamo alle persone. Invece lui lo fa in maniera un po', lo diciamo, fa in maniera motivazionale. Ma okay, tante volte appunto si fa questo errore, no? Mental coach uguale è un motivatore, non è solo quello. Non è, il mental coach ha delle tecniche, non è che arriva là, urla, ai ragazzi, forza! Non no, è questo. Si lavora sulla comunicazione, sull'ascolto, sulla visualizzazione, su tante cose. È una cosa un po' più complicata. Lorenzo, ciao! Ciao Paolo, un saluto a tutti nello studio. Ti volevo solo dire una cosa, un mio pensiero personale, no? Sì. Io mi ha fatto male vedere, non te, altre trasmissioni che fanno sempre a criticare. Comunque, io non mi sono assolutamente preoccupato quando il Napoli non andava bene, perché secondo me l'unica cosa che non andava era solamente la condizione fisica, perché noi abbiamo fatto una preparazione così dura per affrontare il campionato, che tutti i giocatori hanno risentito di questa preparazione, anche perché ci sono stati tutti questi piccoli infortuni muscolari. Io dico stasera a tutti quanti, secondo me il Napoli da Bologna è partito il nostro campionato, noi vinceremo il campionato un'altra volta quest'anno, sono sicuro. Speriamo. L'Inter l'anno scorso ha perso 11 partite, non è un caso, e quest'anno già ne ha persa una e ne perde tante, sono convinto. Il Milan, dobbiamo fare attenzione un po' al Milan che ha messo tutti questi nuovi giocatori, la Juve la sappiamo, con Allegri senza gioco, la Roma senza gioco, con Mourinho. Io pensavo un po' alla Lazio, ma pure la Lazio è venuta a mancare. Io sono convinto che Napoli vince di nuovo lo scudetto quest'anno. Speriamo bene. Partito da Bologna. Va bene, no, tempo c'è, assolutamente. Grazie Lorenzo, grazie. Okay, io ciao, grazie. Su fatta la preparazione, qualche dubbio ce l'ho, perché sta giocando ogni tre giorni in Napoli. Allora, le prime partite dove c'è stato anche a Bologna c'è stato secondo tempo molto meno bello del primo, no? In termini anche di occasioni, 8-0 il primo tempo come tiri, 4-4 il secondo, col Bologna che ha finito in crescendo, noi abbiamo finito in calando. Io do sempre motivazioni tattiche, di conseguenza poi un po' di nervosismo, quindi l'aspetto mentale, la parte fisica io non la riesco a misurare in nessun modo, e credo che però sia impossibile, una cosa la riesco a dire abbastanza tranquillamente, che se a Bologna avevamo avuto questo calo nel secondo tempo da un punto di vista fisico, cioè non abbiamo prodotto come il primo tempo, e qualcuno lo vuole attribuire alla preparazione, io vorrei sapere che miracolo abbiamo fatto nei due giorni di preparazione di Napoli, sono due giorni soli, com'è possibile che in due giorni, chi è arrivato? Il mago Zurlì, no? Un preparatore atletico che in due giorni ha rivitalizzato i calciatori. Quindi sta cosa della condizione atletica particolarmente negativa del Napoli e poi miracolosamente positiva, mentre l'altro io non ci credo, che come tutte le altre squadre stia crescendo, questo è normale, tutte le squadre non hanno la prima, la seconda, la terza giornata la condizione ottimale, stanno leggermente crescendo perché il ritmo è un fatto di ritmo partita, ma tutto sto racconto sulla preparazione più dura che avrebbe appesantito le gambe e creato gli infortuni muscolari, state abbiamo anche detto che non esiste, ma avete visto che sta succedendo altre squadre, cioè qua l'unico che ha in questo momento un infortunio muscolare causa partite col Napoli è Juan Jesus, che forse è semplicemente perché da anni non giocava tutte le partite una dietro l'altra, è andato in affaticamento. Rachmani non si è fatto male col Napoli, si è fatto male perché il Kosovo, nonostante un leggerissimo fastidio, gli ha fatto fare due partite in tre giorni e purtroppo ce l'ha restituito con dei problemi per questa storia delle nazionali, che sapete io che ne penso, ce l'ha restituito in queste condizioni. Gollini c'ha la mano e poi il resto stanno tutti quanti bene. L'Inter, ma poi andiamo a vedere, oggi Frattesi, si aggiunge Frattesi all'Inter, che già c'ha Arnautovic con problemi molto più seri. Esatto, Arnautovic ha uno stop lungo, anche Vlahovic si è fermato con la Juventus, anche lì si tratta di affaticamenti muscolari, quindi cioè, sono problemi che ci sono in tutte le squadre, quindi non è tanto un problema della preparazione. Poi volevo aggiungere che poi rispetto, cioè tra Bologna e Udinese, alla fine il conto dei chilometri percorsi è lo stesso, intorno a 107-108, abbiamo visto con i dati, poi ovviamente cambia la qualità. Tra 106, quando abbiamo perso e giocato male. Esatto, no, tra 106, è sempre quello, si è tra i 105 e i
110 km percorsi di squadra, chiaramente. Quindi lascia un po' il tempo che trova, questo problema della condizione non esiste tanto, è più la qualità della corsa. Esatto, e poi è stare in campo in un certo stare in campo in un certo modo. E nell'ultima partita con l'Udinese il Napoli è stato in campo meglio, lo dicono anche i dati, perché se contro il Bologna la lunghezza della squadra era di 35 metri quasi, questa volta la lunghezza media della squadra era di 29 metri, quindi hai stretto i reparti non più sfilacciati, quindi squadra più compatta e di conseguenza puoi correre di meno. Esatto, io guarderei molto più a questi dati che a un dato che non abbiamo nemmeno a disposizione noi, perché è un dato interno alle società di calcio, quello relativo alla condizione dei giocatori, però ogni tanto le società di calcio ce li comunicano, no? Questi dati, e ci è stato detto che su tutti i calciatori, condizioni fisiche, sì, nessun problema, condizione atletica nessun problema. Andrea, buonasera. Ciao Paolo, buonasera, anche ieri ho chiamato. Ciao, volevo chiedere, l'anno scorso mi divertivo a vedere tutti gli schemi che il Napoli faceva, quest'anno ho l'impressione che ne chiamano di meno, soprattutto mi ricordo l'anno scorso su punizione, calcio d'angolo, quest'anno non li vedo neanche più chiamare. E poi una domanda secca, secondo voi il Napoli quest'anno si è indebolito o rinforzato, tralasciando il punto interrogativo Natan? Grazie, allora, ma sugli schemi di calcio d'angolo è vero, finora non abbiamo fatto gol, mi sa, noi su calcio d'angolo, ma li faremo, abbiamo tante soluzioni, Osimhen ci è andato vicinissimo, abbiamo tante soluzioni. Queste qui sono più ancora, sono date ancora troppo su numeri troppo piccoli, poche giornate per poter dire se c'è un miglioramento o c'è un peggioramento. Sul fatto se la squadra è migliorata o è peggiorata, ho espresso la mia opinione tante volte e non si fa come hanno fatto tanti, facendo il giochino del chi entra e chi esce, perché chi entra e chi esce è relativo a tre soli giocatori e l'allenatore. Benissimo, allora l'allenatore è più bravo e meno bravo, ognuno ha la sua idea, ma i giocatori Nathan Kim, Kajust con Dombele e Lozano Lindstrom, ma questi tre giocatori, per quanto Kim era molto importante, gli altri due hanno, Lozano sì, ha giocato di più, Dombele contava quel che contava l'anno scorso nell'economia della stagione del Napoli. Questi tre ragazzi possono pure complessivamente forse dare qualche cosa in più rispetto a questi tre che sono usciti, ma non è lì la chiave per capire se faremo meglio, se siamo più forti o meno forti. Se capire se siamo più forti o meno forti, bisogna vedere se si ripetono gli altri 15-16 giocatori importanti dell'anno scorso, partendo da Osimhen, a Kvaratskhelia, a Lobotka, a Rachmani, al portiere, a Di Lorenzo stesso, che pure sembra uno che sicuramente si ripeterà, a tutti. Anguissa, che è stato uno dei peggiori in questo avvio. Anguissa ha fatto un Zielinski sta facendo un po' meglio, Politano sta facendo un po' meglio rispetto all'anno scorso, in queste prime giornate. Qualcun altro sta facendo un pochettino peggio. A Kvaratskhelia stava facendo, in termini di numeri, un po' peggio rispetto all'anno scorso, però le prestazioni sono venute fuori. Cioè è un conteggio troppo difficile da fare, perché si deve fare su 20, su 18, 20 giocatori che sono gli stessi dell'anno scorso, ma non sta scritto da nessuna parte che ripeteranno il campionato dell'anno scorso. E quando dico che non ripeteranno il campionato dell'anno scorso, dico che alcuni possono farlo uguale, alcuni lo possono fare meglio, alcuni lo possono fare peggio. Eh sì, noi ne abbiamo parlato. Cioè Zielinski e Politano non è difficile che lo facciano meglio. Sì, perché hanno fatto una buona stagione, ma possono fare meglio. Sì, gli altri però è difficile che possano fare meglio. Gli altri che si ripetano proprio uguale è un po' più complicato, esatto, in qualche caso. Esatto, perché noi in estate l'abbiamo parlato di questo tema. C'è il rischio che la squadra l'anno scorso abbia overperformato, ecco, perché comunque dare 20 punti di vantaggio, 20 punti di distacco. Esatto, allora facciamo che cala un po', ecco, arriviamo alla conclusione che probabilmente sarà un leggero calo rispetto all'anno scorso. Manco ci dobbiamo avvilire, perché se è leggero il calo e non è clamoroso come c'era sembrato nelle prime giornate, noi ce lo possiamo permettere il lusso, come di un, no, leggero calo, visto che teniamo 16 punti di vantaggio, senza contare che l'ultimo mese il Napoli ovviamente è calato, se da 16 diventano 6 lo vinciamo con più sofferenza, non fa niente, l'importante è che lo vinciamo. Cioè pensare, era utopistico pensare che ne vincevamo un altro con quel margine, no, vale, cioè, che doveva succedere, perché è inevitabile che tutti i giocatori abbiano avuto, ecco, su questo come si lavora secondo te, sul fatto che i giocatori l'anno scorso hanno avuto il timbro sul loro nome di calciatori in grado di fare questo? Non erano giocatori che da 6-7 anni vincevano i campionati, vincevano le coppe. L'anno scorso, il primo anno, tutti i giocatori del Napoli, l'anno scorso è la prima grande vittoria della loro carriera.
sì, ho capito, i nazionali italiani e gli europei, ma parlo nei campionati, la cosa seria, nei campionati, la prima grande vittoria della loro carriera, che ti arriva quando arrivi quando la prima grande vittoria? Ti resta la voglia, ma inevitabilmente che ci può essere all'inizio anche un po' di appagamento, non dico presunzione voluta, ma sicurezza di dire io sono talmente bravo che tutto mi arriverà comunque, invece non fai più quello sforzo che hai fatto l'anno prima per andartelo a prendere. L'appagamento arriva subito, è immediato, poi c'è la consapevolezza di quello che sia stato raggiunto e poi ci si rimette un'altra volta in campo a giocare e si ha anche l'obiettivo, se la motivazione è alta, di rifare la stessa identica cosa. Perché è una cosa bella che hai fatto e hai vissuto, tu hai tanta voglia di riviverla. Certo. Non è un caso, quando tu dicesti prima, che sono stati i calciatori a far scoppiare comunque un po' una bomba, no? Che tu dicesti, sono entrati in collisione, giustamente i giocatori... Hanno cercato di scuotere loro. Non è un caso che sia successo questo. Perché si sono resi conto che non stavano facendo quello e potevano avere e potevano fare ancora di più. Perché hanno riconosciuto, quindi sono andati in contrasto. Hanno conosciuto le loro potenzialità l'anno scorso e sono dispiaciutissimi prima di tutto loro se non le riescono a riproporre. Bravissimo. Perché quando uno ha visto che può arrivare, dice ma che può essere successo in un anno per non sì. E soprattutto che il loro allenatore che dovrebbe sostenerli non le riconosce. All'inizio non aveva capito, ha dato qualche segnale, questa affermazione mi fa pensare per esempio alla rabbia di Osimhen a Bologna, no? Era come, o quella di Kvaratskhelia a Genova, era come dire fidati di noi, la vinciamo all'ultimo minuto, perché non ti fidi, perché ci fai uscire? Esatto. E questo è infatti che ti sto dicendo io. Questo è il meccanismo che è entrato nella... Perciò io un po' li ho difesi pur dicendo che certi gesti plateali non si devono fare. Però un po' li ho difesi perché ho capito che dentro non di loro non potevano più, Paolo, c'era questa voglia di vincere, dice noi siamo in grado di farla una cosa, non ci inibire, perché se ci inibisci tu c'hai il potere di inibirci. Come, qual è il potere di inibire di un allenatore, un giocatore? E ti fa giocare in un calcio che non gli piace e ti sostituisce quando non deve sostituire e ripeto fa un gioco che rischia di non esaltare le tue qualità. Allora il confronto era necessario. Gennaro, buonasera. Buonasera a te. Paolo, allora, premetto che questa è una chiamata che io non la faccio andare all'ultimo risultato. Purtroppo sono settimane che non riesco a prendere la linea e oggi ho capitato dopo il risultato. Quindi tutto quello che dico ora l'avrei detto anche prima della vittoria. Credo che tutto l'ambiente si sia un po', tra virgolette, accanito per questi risultati non buoni dell'avvio di stagione. Ma penso che voi non vi ricordiate che il Napoli da marzo ad agosto, cioè alla fine del campionato, è stato questo. È inutile dire Garcia attraverso il gioco di Spalletti, perché il gioco di Spalletti da marzo non esisteva più, nel senso che il Napoli era forte, ma il Napoli non vinceva più le partite come quelle. Perché secondo te, Gennaro, perché secondo te non vinceva più da marzo, ha vinto poco, ha calato la media punti da marzo a maggio? Perché ovviamente aveva un margine molto ampio, però ecco, mi ricordo bravo. Che nelle partite più importanti come contro il Milan in Champions è la stessa Napoli-Salernitana che è una partita scudetto. No, lasciala perdere Napoli-Salernitana, Parliamo della Champions, voglio venirti incontro parlando della Champions. Tu mi stai parlando pure di Milan-Napoli a Milano? Nel calderone del calo del Napoli mi stai mettendo Milan-Napoli a Milano, andata di Champions. Sì, lì quella partita diciamo, fu giocata bene lì, però non mi piace, quella fu giocata meravigliosamente, senza attaccanti, okay. Dominio 90 minuti, meritava di vincere il Napoli quella sera, quindi non la mettiamo nel calderone ricordandoci solo il risultato. In un quarto d'ora il Napoli aveva già collezionato 2 di XG. Singolarmente la possiamo prendere, ma nell'insieme dei 3-4 mesi... Singolarmente era quella che contava, le altre non contavano più perché avevamo 20 punti di vantaggio. Gennà, ho fatto un invito a tutti quelli che sostengono la tesi che hai sostenuto tu e che è stata portata avanti anche da alcuni prestigiosi opinionisti.
Credimi, i prestigiosi opinionisti che hanno sostenuto questo, che il Napoli di questo inizio stagione era il Napoli del finale della scorsa stagione, hanno sostenuto una cosa inesatta, perché tutte le squadre al mondo con 15 punti di vantaggio hanno finito il campionato col pareggino, con la sconfittina, perché tenevano 15 punti di vantaggio. Quindi non è stato un episodio il Napoli dell'anno scorso. Vatti a vedere il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain quando tenevano questi vantaggi. Quindi mi dispiace, Gennaro, quando fate questi interventi, che io spero che sia farina del tuo sacco, ma ho il forte timore che, perché l'hanno raccontata in tanti questa sciocchezza, ed è entrata nella testa di tutti quanti, di molti di voi, e io sto provando a combatterla non con la mia opinione, che non conta niente, un'opinione in quanto tale può essere sbagliata, provo a combatterla invitandovi ad andare a vedere statisticamente i finali di campionato delle squadre con 15 punti avanti. Paolo, però io vorrei continuare per chiudere il mio discorso, perché stavo detto a metà. Detto questo, volevo dire che il Napoli attualmente è molto forte, e nelle prime partite, cioè io voglio dire, dimentichiamoci quel Napoli che distrugge i campionati, ok? Però il Napoli comunque è molto forte, non può permetterci un inizio di campionato così. Però io analizzo la prima fase di campionato, dove ho visto, a parte Genova, un Napoli che se tutti i primi tempi li finiva 4-0 non aveva rubato niente, là c'è inclusa dove abbiamo perso. Allora che ti voglio dire? Che ho visto che è mancata la forma fisica, che tu dici non è possibile che è mancata proprio, però è mancata nei fondamentali, Anguissa e Balaschelia. Appena Anguissa è stato di condizione, abbiamo fatto la partita dell'altro ieri. Io penso che sia questa. Ma scusa, a Genoa che cosa è mancato? A Genoa che è mancato, Genna? La forma fisica a Genoa. E perché abbiamo fatto due gol negli ultimi 20 minuti allora? Chi li ha fatti due gol negli ultimi 20 minuti? Noi o il Genoa? A Genova è stata l'unica partita sbagliata per me, per quanto mi riguarda. Però la forma io sto venendo a coppe, come si dice quando si gioca a carte. Tu hai detto che è mancata la forma fisica, a Genova è mancata la forma fisica e abbiamo fatto due gol negli ultimi minuti. Ma questi sono stati due gol perché tu hai grandi campioni nella squadra. Ah, però la forma fisica non era buona. Allora, i grandi campioni della squadra, pure per questo abbiamo fatto i gol con l'Udinese, invece no, con l'Udinese era per la forma fisica, a Genova è perché teniamo i grandi campioni, va bene. È salita la condizione, Paolo, scusa, secondo la Ma è salita la condizione, ma non è stata la condizione che ci ha fatto fare male all'inizio. Ci sono state delle problematiche tattiche che, porca della miseria zozza, ve le abbiamo fatte vedere con tutte le statistiche di questo mondo, e voi appresso a quelli che vi raccontano della forma fisica e appresso a quelli che vi raccontano che l'anno scorso già c'era stato il calo. Gennaro, tu puoi andare appresso a chi vuoi tu, però se ci stai a sentire a noi ti portiamo dei dati oggettivi. Se stai a sentire agli altri, sposi opinioni. Le opinioni sono una cosa, noi ti portiamo i dati oggettivi, scegli tu. Oggettivamente puoi dire che Napoli-Lazio nel primo tempo, il Napoli ha giocato male, cioè puoi dire questo. Che c'entra, perché il secondo tempo è stato un problema di forma fisica, o abbiamo sbagliato i passaggi e ci siamo allungati tatticamente. Abbiamo sbagliato proprio l'idea di calcio. Che anche sa non inseguiva più gli avversari, cioè è Garcia ha sbagliato, non cambiato. Ma anche sa se lo fai giocare su 50 metri soffrirà pure nel momento, se lo fai giocare con 50 metri con giocatori che si buttano alle spalle soffrirà sempre, se lo fai giocare in una squadra che è corta e compatta si esalterà. Va bene, io la penso così e spero, sono ottimista comunque, ma non solo ora che abbiamo vinto, già l'ero prima. Io penso che noi abbiamo il diritto di essere competitivi e non possiamo stare nella posizione in cui stavamo e in cui siamo ancora. Però dovremo combattere contro le big Inter, noi, Inter e Milan, e dovremo essere competitivi. Ma non è che noi dobbiamo distruggere il campionato come l'anno scorso. Ma questo non è possibile, lo sappiamo. Questo lo sappiamo, Gennaro. Non come parecchi vogliono quel Napoli lì. Ma quello non è possibile, lo sappiamo. Grazie assai. Grazie. Ciao, Paolo, qualche messaggio che fa? Grazie. Sì, andiamo subito con un messaggio da un altro continente, da Las Vegas. Ci scrivono Luigi. Paolo, perché Garcia parla poco di calcio? Perché non vai qualche volta alle conferenze a fare una domanda sulla calcio? Io alle conferenze, con le conferenze non ci vado più d'accordo da anni. E adesso sono nella posizione di poter decidere se andarci o no.
anche prima ero nella condizione di poter decidere, per carità, nessuno mi ha mai imposto di andarci, ero io che me lo imponevo, adesso mi sono imposto di non andarci più, l'ho spiegato mille volte, perché non mi piace proprio l'idea di fare una domanda e poi se la risposta non è soddisfacente non avere la possibilità di controbattere perché il microfono passa a un altro. Visto che non ho nessun potere per fare sì che le cose vadano diversamente, quando vogliono che io faccia un'intervista, il Calcio Napoli mi fa una telefonata, mi dice: caro Del Genio, tu sono 40 anni che racconti il Napoli, ti segue tanta gente, ti vogliamo premiare, vieniti a fare una one to one. Visto che questo il Napoli non lo farà, l'intervista io non la farò e la conferenza non parteciperò. Salutiamo anche Alex dalle Seychelles, quindi dopo Las Vegas andiamo alle Seychelles, ci seguono davvero da tutto il mondo e vi ringraziamo perché chiaramente ci seguite tramite YouTube. Bisogna aver vinto però a Las Vegas, al casino, per avere i soldi per andare alle Seychelles, poi è tutto collegato. Sì, e ci scrive semplicemente: meglio un brutto inizio che una brutta fine, perché poi alla fine è quello che conta. Inizio piccolo piccolo, brutto ci sta. Inizio piccolo piccolo brutto non è un problema, se si allungava, se si allungherà, speriamo di no, può essere un problema. Piccolo si può assolutamente, cioè tutto il tempo, nel caso del Napoli, ma c'è un caso clamoroso, ricorderai, purtroppo a danno nostro, della Juve che fece una partenza disastrosa, era quasi alla fine della giornata, poi vinse tutte le partite. Sì, dopo la svolta contro il Sassuolo, era un Juventus-Sassuolo. È un derby vinto con un po' di fortuna. È un derby vinto 1-0, come spesso capitava a quella Juventus. Paolo, poi ci sono tantissime domande che riguardano la formazione, quindi se sei d'accordo andrei un attimo sul tema, perché così vi rispondo a tutti insieme facendo un approfondimento sulla formazione, perché qualcuno vorrebbe maggiore spazio per Lindstrom, qualcuno chiede di Raspadori, qualcun altro chiede se troverà maggiore spazio anche Cajuste. Chiaramente ricordiamo che c'è il Real Madrid dopo tre giorni, martedì al Maradona, quindi chiedo anche alla regia di mostrare le probabili formazioni. Il Napoli dovrebbe giocare sicuramente 4-3-3, Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Nathan, Olivera, Zielinski, Lobotka, Cajuste, Raspadori, Osimhen, Kvaraskhelia. Raspadori dici? No, questa è una probabile. Poi ci sono i ballottaggi che sono aperti: Raspadori, Politano, Lindstrom sono in tre per una maglia lì, no? Wow. Come oramai sempre, e credo che Politano vada a riposare, anche se è solo Cajuste ha qualche chance a centrocampo. No, Elmas, che finora a centrocampo non ha mai giocato, ha giocato sempre sull'esterno. Domande. E vorrebbe dire cambiare entrambe le mezzali, però. No, dico o Cajuste o Elmas. Invece, cioè, se è Anguissa quello che riposa, Cajuste. Se è Zielinski quello che riposa, Cajuste o Elmas? No, sto facendo domande. Io personalmente, da quello che mi risulta, è più probabile che riposi Anguissa, che comunque ha avuto dei problemi anche ad inizio stagione, dei problemi fisici. E quindi tocca a Cajuste. Ovviamente poi se dovesse riposare Zielinski. Poi Olivera, Olivera dici tu perché. Olivera perché Mario Rui ha giocato due di fila. E lo vuole con Real. Forse. E lo vorrebbe con il Real, immaginiamo. Anche perché, Paolo, secondo me questa cosa non l'abbiamo ancora sottolineata, ma secondo me quando gioca Nathan è molto più probabile che giochi Mario Rui, perché chiaramente parlano la stessa lingua. Sappiamo che Nathan ancora non ha imparato l'italiano, sta studiando, ma pian piano lo imparerà, però ancora non conosce al meglio anche il gergo calcistico, e quindi magari la presenza di Mario Rui può aiutarlo. Vediamo, un po' di alternanza la devono fare. Sì. Con i difensori centrali, considerato che già non puoi farla in difesa al centro, devi farla per forza almeno a sinistra. Sinistra la fa, Di Lorenzo non Lorenzo la fa. Non lo tocchi. Vediamo un attimo. Io non lo so. Penso che ci siano tutti questi ballottaggi aperti. Non escluderei nemmeno Elmas da qualche parte, come si deve dire quando si parla di Elmas. Però non andrei mai oltre le 2-3 novità rispetto alla gara di... E secondo me è quello che chiedeva anche qualche tifoso, giocano sia Osimhen che Kvaraskhelia, perché un tifoso leggevo ci chiedeva se uno dei due o anche entrambi potrebbero riposare. Ma no, Osimhen è uscito al 62esimo proprio apposta per farlo riposare un po', e giustamente in questo caso, visto che eravamo in vantaggio, è uscito, eravamo sul 2-0 per l'esattezza, in quel momento è uscito. Kvaraskhelia penso proprio che... Se però lo vuoi far riposare, fallo riposare, che lo fai uscire un po' prima, ma non certo in partenza ci deve stare, almeno io la vedo così. Fanno parte di quel gruppetto di calciatori che giocano tutte le partite. Tra l'altro il Real Madrid avrà il Girona, che è la squadra che è prima in classifica davanti al Real Madrid, poi c'è il Barcellona. Quindi è una partita difficile, e non solo, recupera Vinicius. E gioca 90 minuti, cioè potrebbe giocare 90 minuti domani Vinicius. Per dire che poi li fanno poi gioca pure con Napoli. Alcuni giocatori. Recupera anche Alaba, che non giocherà. Tipo, per esempio, Vinicius, tipo
Rodrigo, ora il Real fa una cosa, Ancelotti, alcuni giocatori tipo Modric, Kroos, li fa giocare un po' meno perché c'ha Valverde, c'ha Mené, c'ha Camavinga, c'ha i più giovani che giocano di più e questi qui centellina un po' il minutaggio, perché stiamo parlando di giocatori. Ma questo lo fa in maniera scientifica. Che hanno superato i 35 anni. Modric e Kroos, loro due riposano sempre. Vediamo, però comunque poi alla fine certi giocatori giocano sempre, e la formula di tutte le squadre è stata anche la formula del Napoli l'anno scorso, tutto sommato, e ci ha portato ai quarti e ci ha portato a vincere il campionato. Alessandro. Buonasera a tutti, ciao Paolo, ciao Paolo Madrone e ciao Valentino. Ciao Alessandro. Buonasera. Buonasera. Ciao. Allora, intanto Paolo, io volevo approfittare della presenza di Valentino in studio, perché volevo fare una domanda a lei e una domanda a voi di carattere tecnico, lei dice proprio relativamente al discorso del metal coaching. Sì. Volevo chiedere a Valentina quali sono le difficoltà o se ci sono particolari resistenze nell'atleta nei confronti di questo tipo di approccio, quello del mental coach, rispetto per esempio a quello che può essere uno sport individuale come il tennis, se c'è un po' di vitrosia in più, un po' di difficoltà in più da vincere, ed è può essere magari più difficile negli sport di squadra. Alessandro, perdonami, no, se ho capito bene, vediamo se ho capito bene io. Alessandro, tu dici le differenze fra la presenza del mental coach in uno sport individuale, dove il mental coach lavora col singolo atleta, e in uno sport di squadra. Questa è la domanda. Questa è la domanda. Benissimo, benissimo. Allora poi Valentina ti risponde. Bene. E poi invece, così vi lascio la linea e vi rispondete. Per Paolo e a Paolo, volevo chiedere una cosa che è annosa. Cioè, adesso noi anni che abbiamo un problema, non abbiamo uno specialista sui calci di punizione. Non l'abbiamo risolto. Mi sa tanto che non l'abbiamo risolto. Lo so, infatti non l'abbiamo risolto. Se veniva Cup Miners se lo risolveva. Solo Cup Miners ce lo poteva risolvere. Tra i nomi fa. Purtroppo non è venuto Cup Miners. Però volevo fare questa domanda. Così, giusto per... premesso che insomma in genere o si è specialisti, magari specialisti sono specialisti. Però magari un giocatore come Kvaratskhelia, per esempio, no? Comunque un giocatore tecnico che ce l'ha quel tiro a giro in movimento, esatto. Perché non da fermo, dici tu? Perché non lo provano, non lo fanno provare quando lo fa in corsa la piglia la porta molte volte, quindi potrebbe, sì, sono d'accordo, è una delle due opzioni alle quali io pensavo. Grazie Alessandro. Una è questa, Kvaratskhelia, parliamo ovviamente da sinistra col destro a giro. L'altra opzione, sinceramente, andrei con la tocco e botta di Osimhen. Vediamo che succede, una deviazione, qualche cosa. È un po' vecchio come modo di calciare, però con le barriere che si sono alzate, perché i giocatori sono più alti, e i portieri che sono più alti, lo spazio per metterla nel posto giusto per fare gol è diminuito. Noi non abbiamo specialisti, sommando tutte le cose facciamo un po' fatica. Sì, si potrebbe anche arrivare magari ad una soluzione del genere, poi dipende sempre da dove si trova il calcio di punizione, cioè dove ti capita il calcio di punizione, chiaramente. Poi c'era l'altra domanda per Valentino. Allora, intanto grazie Alessandro che hai posto anche questa domanda, perché è importante anche chiarire quanto sia importante un mental coach all'interno di una squadra di calcio, che non è solo legata allo sport singolo, ma è legata invece anche ad uno sport di squadra, perché come sai benissimo, all'interno di una squadra esistono anche delle diatribe, comunque esistono dei conflitti che il mental coach tende comunque sia a risolvere, proprio perché mette uno con uno verso l'altro, quindi si ha la possibilità di parlare e di dialogare rispetto a quello che ma parla con tutti insieme, secondo te, o poi anche gli incontri singolari? Io personalmente farei in questo modo, lavorerei sia a tutti quanti insieme, e proprio per far fronte alle dinamiche che possono esserci e che possono essere anche tante volte non sempre chiare, e poi il one to one, quindi comunque sia con il singolo. Non ci dimentichiamo mai che l'atleta, oltre ad essere un atleta con delle prestazioni fisiche, ha anche il suo atleta interiore che comunque va aiutato, perché se un atleta è in gamba deve essere e deve continuare anche a lavorare sul suo aspetto interiore, che è fondamentale, cioè lo stato fisico non può essere e non può essere isolato dallo stato mentale. Quindi io spero una cosa, che veramente gli atleti possano qualche volta rivolgersi ai mental coach, soprattutto se sono persone per bene come Valentina Ceci, che ho il piacere di conoscere, una persona molto per bene, e non passare un po' più ore con chi può
a far sì che loro si conoscano un po' meglio, invece di passare ore solamente con i procuratori, con tutta quella gentaglia che gli gira intorno per cercare di fargli fare investimenti sbagliati, che è una caratteristica della quotidianità di molti calciatori che passano ore con gente che gli vuole solamente portare su strade, non cattive strade, ma su strade che secondo me i calciatori possono affrontare con più calma quando finisce la carriera, invece che adesso che devono pensare solamente a fare la carriera nel miglior modo possibile. Ringraziamo alcuni amici. Eccoci qui, Pierpaolo. Allora, il Lecce abbiamo visto che non dovrebbe fare, anche se viene da una partita giocata molto bene a Torino, non dovrebbe fare particolari rotazioni. Manca Banda, o Banda che dir si voglia. Sì, manca Banda, vabbè, ma tanto ci sono Almqvist e Strefezza che ormai... che sono i titolari, con Krstović centrale. Centrale, centrocampo, esatto. Hanno trovato questo... Ramadani. Sì, Ramadani che è il vertice basso. Poi c'è Oden che è un giocatore pure molto offensivo, sì. Fa la mezzala, ma è un giocatore trequartista. Infatti secondo me potrebbe giocare più Blin? Che è un pochino più difensivo, l'altra perché l'altro è Rafia. Ah, Rafia, sì, altra mezzala pure un po' offensiva. Anche pure lui. Sì, quindi se giocano offensivo. Lui e Oden un po' troppo offensivi, quindi Blin che può stare più vicino a Ramadani. Poi la difesa rientra Baschirotto, quindi c'è Baschirotto con Pongracic al centro, Jandré e Gallo e Gallo o il ragazzo Odorgu, il ragazzo che ha vinto l'anno scorso, hanno vinto il campionato alcuni di loro. Odorgu giocava con la Primavera l'anno scorso, sì, esatto, ha vinto dei giocatori che ha vinto il campionato con il Lecce, quindi c'ha molti giovani promettenti, è una bella squadra che fa un buon calcio sicuramente, molto propositivo, partita sicuramente spettacolare, perché Lecce non ha nemmeno motivi di classifica che le possano consigliare una partita di carattere difensivo, quindi sarà una partita faccia a faccia, speriamo che Napoli riesca a giocarla bene. Abbiamo qualche altra cosa, sì, Polo? Perché appunto avevo preparato anche un po' di rendimento, di numeri su Lecce, c'è da dire che Lecce è una squadra che per quanto stia giocando bene, 11 punti non li meritava, o comunque è abbastanza in credito con la fortuna, perché di XG ha creato 5,3 e poi invece ha segnato 8 gol, quindi è avanti, sì, e come reti subite invece ha subito soltanto 5 reti e invece ne ha concesse 7,9 secondo gli XG. Vabbè, è un momento, giocano bene, stanno bene in campo, poi la fortuna, diciamo che quando giochi bene te la vai a chiamare, la fortuna io sono convinto che la Dea Bendata è una grande appassionata di calcio, perché quando giochi bene viene dalla tua parte, è vero, quando è vero. Giochi male ti gira le spalle. Sarà una stupidaggine, ma intanto l'ho detta e non si può fare più niente, perché noi siamo in diretta. Quando uno le cose le dice andrà pure in onda nella replica, quindi non ci posso fare proprio più nulla. Scherzi a parte, il calcio, c'è cioè l'energia, no, ma la Dea Bendata, scherzato, ma l'energia che ti fa essere sicuro di quello che stai facendo, ti fa arrivare al tiro con una determinazione maggiore e prendi l'angolino con la paura di non fare gol, prendi il palo, prendi il portiere. Questo invece non è questa non è una stupidaggine. No, questa. La paura si chiama convinzione limitante. Convinzione limitante, invece sono bravo, lo faccio sereno, se non lo faccio, lo faccio l'azione dopo. Se sbaglio non fa niente, lo faccio l'azione dopo. Più sbagli e più riuscirai ad accettare lo sbaglio, il fallimento, e quindi questo ti permetterà di modificarti. Film e poi replica di questa trasmissione con Pierpaolo Matrone, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao Paolo, un saluto a tutti, a lunedì. Per parlare di questa partita, ma sarà anche vigilia. Ci sarà vigilia di Napoli Real Madrid. E poi ovviamente affronteremo anche Lecce-Napoli con la nostra analisi, con numeri e frame. Valentina Ceci torna a trovarci venerdì prossimo. O venerdì prossimo o quell'altro. Non lo sai se vieni venerdì ancora prossimo. Devo capire. Ah, va bene. Allora, venerdì qualche volta spesso la vedremo, sì. Però forse venerdì prossimo è un impegno, non me l'aveva detto. Me l'ha detta adesso. A lunedì allora alle 19:50. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.